Konnichiwa cari Giappolovers, benvenuti davanti a voi qui nel canale, sono come sempre Giappo Gamer, benvenuti quest'oggi qui su Metal Slug 3 per un nuovo episodio. Siamo giunti esattamente all'episodio numero 4 di questo videogame veramente stradivertente. Allora, prima di andarci a gustare questo nuovo episodio, vi chiedo di iscrivervi al canale, di attivare la campanella. E allora, adesso sì che è tutto pronto per andare a vedere che cosa succede in questo quarto episodio di Metal Slug 3. Ok, siamo alla missione 4. Quella nel deserto, guarda il dromedario. Brutti bastardi, prendete questo, così, così. Cioè, grazie amico, grazie, grazie, ottimo. Datemi bazooka, bastardi maledetti. No dai, ma che è? Bagnato l'amico dromedario. Vai un po' a voi, un po' su all'elicottero. Vai, schioppate tutti. No dai, cazzarola. Vai, prendi questo qua, brutti elicotteri. Porca la miseria. Quanti caspia siete? C'avete paura, eh? Grazie amici, grazie. No, dov'è? Fammi prendere amico dromedario. Vai dromedario. Vai così. Me ne cagli niente? Spilorcio. Vai così. Trofeo guadagnato. Here comes vabbè, nome improponibile. Però trofeo guadagnato. Bene così, bene così. Eppure dorato mi pare. Vai, schioppate. Schioppate tutti. No dai, ma che con queste bombette? Ma vi prego. Sì, così, così. Vabbè dai, cazzarola però. E schioppa. E mori. Mamma mia ragazzi, quanto è questo Metal Slug 3. Poi vorrei portare anche Metal Slug XX, che non dovrebbe costare tantissimo poi tra le altre cose, che però è un po' più lungo rispetto a questo, sono mi pare 7 capitoli, quando questo ne sono 5 in totale compreso il capitolo finale. E dopo questo quarto capitolo ho fatto fuori. E schioppate cavolo, tiè, 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 prendete questo qua, così, così. Oh, che caspita, oh. Siete tosti, siete. Ma che è tipo polline, che è? Che caspita è? No, non è che ci sta qualche mostro del cavolo, qui si scappano. Oh, vai tesoro, va. Ok, 500, vai d'orsacchiotto. Ma scappate, eh? Ma che ci sta? Quali sono le botti? Ah, sono i mostri, eh? Brutti mutanti, bastardi maledetti. No, devi schioppare. Grazie. No, ma che so, tipo bombe... Ma che... Che caspita sono? Grazie ragazzi, grazie. Molla qua. Diamogli fuoco, vedo fuoco a voi. Piante carnivore. Mamma mia che roba, vai così, vai così. Vai che ti libero amico. No, cazzarola. No, ma digeriscono pure questi, ma che caspita so? Ok, vai per di qua. Io non so che scritta c'era scritta in Giappone. Ma che è tipo tempio? Ma che figata! Ma che è tipo tempio? Un tempio shintoista? No, buddista forse, buddista. Perché non manca il tori. E vabbè, ma allora lo cercate e fatevi crepare, eh. Venite pure addosso.
Ah, ma ci sono i samurai, grandissimi. Cavolo. Spettacolare, sto Metal Slug. Per questo volevo portarvelo sul canale. Vedi, barricati. Mi sono saltati i giapponesi, cavolo. Con le katane, oddio. Prego. Prego. E cazzarola. Mi hanno fatto fuori. No, sono arabi, mi sono sbagliato. Non sono giapponesi, sono... Non lo so, sembrerebbero anche arabi. Però, boh, il tempio è sicuramente buddista, cavolo. Però... Datemi la frutta, va? Vai, amico! Vai, bruciate! Ma c'è anche l'aereo zero, ma che figata! Però... I giapponesi non c'hanno la barba, cavolo! È tipo aereo zero, ma che figata! Aereo zero della Mitsubishi, vi ricordo. E vabbè, però, cazzarola. Sì, quanti siamo qua? Fa casino. E schioppa. Grazie, amico, grazie. Mamma mia, ragazzi, che bordello. Ma crepate, crepate. Sì, proprio alla kamikaze, così. E che cazzo è? Tutti kamikaze siete, che caspita. Dai, porca la miseria. Volevo prendere il laser, cazzarola. Quanti caspita siamo qua? Ok, schioppate, va. Oh, che caspita. Ok, boss fight. Mi sa proprio di sì. Che caspita è? Sì, vabbè, la potenza del sole, che cazzo. Vabbè. Ci mettiamo i Kenny Craig a farlo fuori a questo. Amico, amico, coraggio, coraggio, aiutaci, aiutaci, dove vai? Dove? No, dove te butti? Mi sa che siamo su una torre. Dove caspita si butta? Sì, vabbè, ciao, boom. Si è fatto esplodere sto bastardo maledetto. E ancora, e... Vabbè, ma che caspita fa? Vai, amico. Grazie. Avevamo preso il laser. Invece no, cavolo. Tira fuori, so, tipo dragoni. Vabbè, però. E schioppa, dai, becca di questo, becca di questo. Non mi frega me dei dragoni. Ecco, amico, ecco, dai, dai che ti salvo. Grazie, grazie. Sti raggi. Ci ha beccato, cazzarola. Adesso il raggio. Vabbè. Tira fuori i dragoni. E poi puntualmente ci vengono addosso. Adesso la potenza del sole. Ah, quelli sono quelli normali, sti raggi. E cazzarola, ci beccano uguale. Vabbè, però. Che caspita. Vai, becca di questo. Vai così. Becca di questo qua, così. Adesso, ecco qua, arrivano i dragoni. Oh, stavolta non mi hanno beccato, meno male, va. Vai, assaggia la nostra pistola. Ovviamente continuiamo sempre.
ancora con sto raggio. Vabbè. Puntualmente ci becca. Ma non crepa mai sto mostro, porca la miseria. Forse... No, sulla torretta qua. Vabbè, cavolo. Ma quanti sono, cazzo, sti dragoni? Vai, ci ha lisciato stavolta, vai, prendi questo così. Così, te sparo. Vai. Cazzarola, ci becca uguale. Maledetto. Sì, raggio cosmico. Cioè, non ci si può manco parare, cazzarola. Vai, prendi questo, prendi questo. Ma niente, poi sti raggi tipo solari, non so che caspita siano, tipo... Si possono manco eludere, cioè, no, sì. Cioè, facendo zig zag, sì, però ci beccano uguale, cavolo. E vabbè, però... Oh, non crepa sto mostro, bastardo, ma come caspita... Becca di questo, va. Siamo crepati, però tanto... Abbiamo le vite infinite, che ci frega. E... Ma manco le bombe possiamo tirargli a questo. Vabbè, cavolo. Oh, yatta, yatta. Vai così, vai così. Bene così, bene così. E anche il quarto capitolo è andato. Ottimo così. Bene così, bene così. E ok, bene così, cari Giappolovers. Eccoci nei credits di Metal Slug 3. Anche questo quarto episodio, o episodio numero 4 della serie, termina qui. Spero che vi sia piaciuto e vi lasciarmi più likes possibili. Ovviamente commentate, condividete con i vostri amici in lungo e largo. Seguitemi nei vari social, vi ricordo come sempre essere pagina Facebook, Twitter, Instagram, canale Telegram. Vado a scrivere JappoGamer qui di social e mi trovate agevolmente. In più vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale, di attivare la campanella per rimanere aggiornati con i miei svariati video ed episodi in uscita quotidiana che riguardano il videogame, il gaming giapponese a 360 gradi, alle volte anche non. E infine vi ricordo anche il mio blog su WordPress, dove di tanto in tanto scrivo news e recensioni varie sui videogiochi che riesco a portare a termine sul canale. Lo potete trovare e seguire al link giappogamer.home.blog. E allora, cari giappolovers, vi ringrazio un uomo per essere stati fin qui. E dal vostro Giappogamer per il momento è tutto. Matane! E ai prossimi episodi!